assurdità, l'IVA che colpisce. Ce n'è da dire. Io mi sono riciclato in corsa nella vecchiaia, io ero un funzionario delle imposte dirette. Non avremo bisogno di un grande noscare, mettere a posto. E allora io le posso dire qualcosa? Queste piccole riformette, la flat tax piuttosto che gli autonomi. Che viene l'esperienza. Ne avrei da dirti. Intanto sono contento stasera. Mano e nonno, per carità, prestare. Così metto a tacere tante false. Un po'. Chi è più bravo a scrivere? Ha usato male i miei risparmi. Fossi coinvolto, invece io. Tizio e Valentina Visentin, ho una notizia importante, Garavaglia. Beh, i telespettatori saranno felici, almeno i veneti, che problema. Sul numero. Perché a finanziare. Questo non è mai stato nelle bozze delle intese, è stato solo nei proclami. Nelle richieste, Italia, nella propaganda. C'era parte miliardi in più che paghiamo, che non ci vengono restituiti. Mollare sull'autonomia. È veramente accaduto. Grazie a tutti, veramente. Grazie a Enzo Spatalino. Grazie a te. Grazie molto. Grazie a voi. Allora, Gennaro Marotta, cosa accadrà? Lei con i 5 Stelle? Questa esperienza, diciamo, sembrava anche una cosa, beh, andiamo a segnalare, faranno. E invece abbiamo visto che, diciamo, forse il... si è lanciato nella... Che la regione che ha presidente... i consiglieri regionali 5 Stelle che glielo potevano ricordare. Ma guarda, ora puoi mettere... prometterebbe bene, diciamo. Ma anche maestra. La fatta politica poi si è sempre realizzata. Sì, ma... No, ma insomma... Rivediamoci molto volentieri se il direttore ci invita tra sì, proprio meno. Uno vicino ai comunisti. Senta Borchia, ecco, però qui come Senta, Erika Valdina, allora anche di fronte a una decisione di tutte le regioni, responsabilità dall'altra parte. Diciamo che una coerenti, anzi l'avete anche, ricordo il giorno in cui Jacopo Berti è andato avanti così a frenare voti del sud e quindi sta diventando un perché Salvini no. Salvini ha anche cambiato il nome al partito, non è più regalabile da questo punto di vista. Personalmente ho ricevuto anch'io qualche segnalazione di casi di Tino, purtroppo un altro incidente attraverso il terreno. Allora vediamo, scusate, vediamo cosa è successo ieri. Esiste il governo? Si oddio, ci siamo inseriti in una diretta per cui non sappiamo cosa ne detto. Poi sarà un problema di Conte decidere domani mattina come comportarsi. Ristrettissima attualità. Ah beh, certamente. Allora, ma Salvini, io mi ricordo quando ero a Gazzettino, mi ha dichiarato sui giornali quello che sta facendo. Se posso aggiungere, sì, direttore, una questione. Cioè, quante probabilità ci sono? Indagate, magari le cose sono. Dico solo attenzione alla Lega. Attenzione. Che è successo ne parleremo fra qualche anche tempo. In Veneto. Vedrai. È successo anche in Veneto. Cioè, dalla Costituzione è stata fatta con un atto totale. Ultima cosa. Ma dicono che il coltello. Salvini ha ribadito ancora una volta oggi, insomma, la democrazia impone che si vada al voto, no? Che non ci sia. Bene o male, Salvini vuole incassare un consenso. Il paese non è un colpo di Stato, è un colpo di sole. E te no, cosa? No, dico, evviva, finalmente questa anomalia che qualcuno voleva farsi credere. Stai tranquillo. I voti li avete presi voi. È maggioranza, no? Allora, quanti? Il primo sindaco che avete preso in Puglia è stato già gli arresti domiciliari. Fammi raccogliere. Indagate. Magari le cose sono. Dico solo attenzione alla Lega. Attenzione. Che è successo ne parleremo fra qualche anche tempo. In Veneto. Vedrai. È successo anche in Veneto. Ti contavo che la giornata mamma mia, ragazzi. Simonetta ha rovinato. Come cosa ci dà dalla Costituzione? È stata fatta con un atto totale. Ultima cosa. Ma dicono che serve il coltello. Bazzagli, ho avuto qualche altro flash. Secondo me non se ne sono accorti. Con lo meritiamo storicamente, culturalmente, economicamente. Qui la gente ha sempre lavorato, poi veniamo, c'è un cosiddetto lazzismo. Però penso anche che i cadragari in realtà siano tantissimi, ci sono anche... Ma lei, direttore, lì è stato chiarissimo su questo, ed era bellissimo, poi concludo subito, ed era bellissimo la mimica, la mimica valeva più di qualsiasi... Sicuramente l'autonomia... Del Veneto, della Lombardia, avrebbe sanato in parte
se fosse stata attuata in 2000 persone. Bravissimo. Ho capito, non mi sono Maria Vergine, tutto... sì, tifoso peggio di ognuna mesera. Ho capito, permetti, ti esprimo il mio punto di vista. Sui incostituzionali, perché qualcuno dovrà dirlo. E mi riferisco che questa regione ha e non ha mai risolto, perché il problema serio in questa regione servizi con la quantità di giovani che muoiono per droga è un problema serio. Vogliamo parlare di argomenti. Buonasera, tu stato con noi. La legge, bisogna che muoia un'altra coppia. Arrivati allo zero debito. Angelo, questo è il risultato, è questo qui che vediamo, il degrado che abbiamo. Di andare sul territorio, soprattutto in questo caso, ti ringrazio per quello che hai detto, credo che con Mirella e i suoi volontari, il Sant'Artemio, il Banco Solidale, le cose stiano andando in una certa direzione, perché le persone vedono poi a chi vengono consegnati gli assegni, non scappa un centesimo. Cioè gli assegni sono consegnati a famiglie, ad artigiani che magari meditavano il suicidio, che noi abbiamo aiutato, a cui abbiamo dato una mano attraverso i cittadini. Quindi si vede a chi va dato poi.